un caro saluto automobilistico, un caro saluto serotino automobilistico, sta guidando il mio amico Umberto Storti che è al volante, ne approfittiamo in itinere per svolgere qualche considerazione su quello che sta accadendo. È arrivata in Romagna Ursula von der Leyen a portare la sua solidarietà alle popolazioni colpite dalla tragedia del nubifragio, è arrivata la Ursula von der Leyen a portare il suo sostegno, come ha commentato giustamente Ludovico Vicino, bisogna ben dire che piove sul bagnato, ecco, è proprio vero che piove sul bagnato, per rimanere al tema, ecco, l'Unione Europea c'è solo a tragedia già avvenuta, perché poi, come sappiamo, sceglie di destinare i fondi e le risorse sempre ad altro e non al potenziamento delle infrastrutture. Ad esempio, per toccare un tema molto di attualità, di stringente attualità, l'Unione Europea continua a destinare fondi, sapete bene a cosa, lo sai bene caro Umberto, a cosa destina i fondi in questi tempi di guerra. Lo so. È una cosa drammatica. Alle armi per l'Ucraina. Ecco, per la guerra, per dire che, tra l'altro con timbro orwelliano, per dire che servono per la pace, si usano le armi per produrre la pace, come si usa la benzina per spegnere gli incendi o si usa lo zucchero per debellare il diabete, ecco, è un po' questo il registro narrativo neorwelliano. In questo caso Ursula von der Leyen arriva in Romagna con Giorgia Meloni, ormai sono inseparabili come Thelma e Louise, ricordi quella pellicola Thelma e Louise? Chissà se anche oggi saranno vestite in rosa tutte e due, abbinate, come accadde qualche giorno addietro al G7, se ricordo bene era il G7, potrei sbagliare, ma vedremo se saranno vestite allo stesso modo, naturalmente ormai sono inseparabili, vedete come Giorgia Meloni ormai ama l'Unione Europea, proprio come il protagonista del 1984 di Orwell, il libro si chiude con il protagonista che aveva lottato contro il Grande Fratello e alla fine poi si era risolto ad amarlo, amava il Grande Fratello anche lui, dice Orwell in conclusione dell'opera, e chissà che anche Giorgia Meloni non abbia davvero ormai preso ad amare in maniera completa il Grande Fratello, non solo il guitto Zelensky che ormai abbraccia e saluta teneramente, ma anche Biden che la tiene per mano, ricordate la scena un po' lugubre di Biden che tiene Giorgia Meloni per mano, e poi la Ursula von der Leyen con la quale si veste in coppia, accoppiate nel cromaticamente corretto, mi pare fosse un rosa quello che vestivano, adesso vanno in Romagna in avanscoperta a fare la passerella, dice il mio amico Umberto, comunque a esibirsi in quel contesto e a segnalare che loro visivamente ci sono. Esatto.